Il nostro lavoro di rianimazione è bello proprio perché ogni volta abbiamo questa soddisfazione quando riusciamo nel 70% dei casi a salvare la vita del paziente critico ricoverato in rianimazione. Per noi è un'immensa soddisfazione che ci ripaga di tutti i problemi amministrativi regionali e nazionali. Simone, 15 anni, un politrauma della strada, arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli in condizioni disperate, praticamente in fin di vita. Il reparto della rianimazione in un intervento multidisciplinare lo ha strappato letteralmente alla morte. In questo ospedale lavorano persone competenti, a iniziare dagli infermieri, passando per gli OS, arrivando fino naturalmente ai medici. Lavorano persone competenti che lo fanno con abnegazione tutti i giorni H24. E noi volevamo parlare con chi tutti i giorni si occupa di salvare la vita delle persone. Nel caso specifico c'è sicuramente da valorizzare l'intervento dei singoli specialisti, parlo dei chirurghi, parlo degli ortopedici, dei neurochirurghi, dei radiologi, del radiologo interventista, ma anche dei servizi, il laboratorio analisi, il centro trasfusionale, la microbiologia, quindi assolutamente un lavoro multidisciplinare. Bisogna poi evidenziare che certi risultati si raggiungono grazie alle singole professionalità. Lei ha citato la figura dei neurochirurghi, qui però al Cardarelli neurochirurgia non c'è più. Sì, c'è questa situazione, diciamo da un punto di vista organizzativo, anomala. Non abbiamo più l'unità operativa di neurochirurgia perché il vecchio decreto Balduzzi non prevede una unità di neurochirurgia quando il bacino di utenza è inferiore ai 600.000 abitanti. Però abbiamo i neurochirurghi che erano presenti nella unità operativa preesistente, quindi i neurochirurghi sono attivi. Quindi ci troviamo in una situazione anomala in cui se abbiamo una indicazione neurochirurgica urgente, in teoria dobbiamo trasferire il paziente perché non abbiamo l'unità operativa di neurochirurgia. Però a volte, come nel caso di cui stiamo parlando, il tempo per il trasferimento non c'è. Ci sono dei segni clinici che ci fanno capire che abbiamo pochi minuti. Quindi in quel caso, pur non avendo l'unità operativa, pur non avendo i posti letto dedicati, bisogna effettuare la prestazione di emergenza, perché si tratta di un intervento di emergenza, cosa che abbiamo fatto in questo caso. È una situazione, insomma, che merita qualche approfondimento e qualche iniziativa diciamo organizzativa o amministrativa un po' più curata. Le persone che lavorano nel reparto di rianimazione, tutti gli infermieri, i medici, chiunque passa di lì fa un lavoro che noi guardiamo con ammirazione, lo guardano con ammirazione anche gli utenti della sanità molisana, con più ammirazione lo dovrebbero guardare coloro che la sanità la gestiscono numericamente. Spesso la vita delle persone, anzi sempre la vita delle persone, non è soltanto un numero, è vita e va considerata come tale. L'entusiasmo dei singoli mi spinge a essere ottimista, però il mio pessimismo di base mi spinge a essere un po' cauto, perché ad esempio nel 2020 noi dovremo affrontare sicuramente la voragine lavorativa derivante dal decreto della quota 100. Noi avremo molti infermieri e anche colleghi che andranno via. E dovremmo porci il problema prima, non dopo. Quindi rischiamo di avere altri problemi organizzativi. Quando un paziente apre gli occhi e si ritrova in questo reparto che fa paura, parliamoci chiaro, fa paura. Quando io rivedo a distanza di tempo i pazienti che superano la rianimazione, a parte i complimenti eccetera, mi dicono tutti: io di te non mi ricordo. Mi ricordo dell'infermiere che ho visto quando per la prima volta ho aperto gli occhi. Quindi questo, ad esempio di Mercurio, che è lui, c'è una ragazza che mi ricorda sempre: salutami Mercurio, perché è la prima persona che lei ha visto quando si è svegliata. Quando lasciano la rianimazione, a parte la gioia insomma, di essere tornati alla vita, poi resta quel legame che si è creato, inevitabile, no? Assolutamente, sì. È un'esperienza di cui si ricorda poco, ma contemporaneamente indimenticabile.